piena di folla, per fortuna, vedo che da lontano stanno venendo tantissime persone. La serata è una serata di poesia, serata a mezz'ora, 40 minuti circa. Il poeta proviene da Roma, però c'è un perché. Ho fatto un lavoro che mi ha commissionato il signor Florideo Sperandi sull'Assunta in particolare e anche su Castelfrentano. Poiché perché le origini paterne di mia moglie, Ornella Campitelli, sono di Castelfrentano. Spesso veniamo in questa cittadina. Quindi, come dicevo prima, il signor Florideo Sperandi, che mi ha conosciuto come poeta, lo scorso anno, proprio il 15 agosto, mi ha chiesto di poter fare, per l'anno successivo, adesso, delle poesie, delle composizioni poetiche che riguardino, che abbiano riguardato appunto l'Assunta che è festeggiata a livello nazionale, ma qui ha una caratteristica particolare, in quanto innanzitutto è un santuario a cui è stata concessa da Pio VII l'indulgenza plenaria perpetua, e non tutti i santuari hanno questa indulgenza plenaria perpetua. E poi c'è una miracolistica particolare, sia da fonti ufficiali e sia da fonti che riguardano la memoria popolare. Ho ascoltato delle signore anziane che abitano qui negli anni e mi hanno raccontato delle bellissime cose che sono capitate. Quindi andremo a visitare Castelfrentano, e prima di Castelfrentano l'area che riguarda tutta la fascia che dà sull'Adriatico, appunto dei Frentani, prima di Roma, 3000 anni fa, c'erano 12 città che facevano a capo la città, diciamo, che era al centro di questo, si chiamava Frentrum, dove Frentano. Alcuni l'hanno riconosciuta come Larinum, altri, se andate a Lanciano, come Anxanum. Quindi da Ortona fino a nord del Gargano c'era questa popolazione dei Frentani. Quindi volevo, ecco, per sommi capi leggervi per esempio questi brevi versi che riguardano i Frentani, che dedicai nel 2011 a Florideo Castellino. Qui visse l'antico popolo dei Frentani da Frentum, il remoto nome della capitale della Dodecapoli e del fiume alla città sacro, oggi Fortore nominato, poiché 12 furono le città che rotearono intorno a Frentrum, simili per lingua, religio, usi e costumi e discendenza indoeuropea. Ancora, o patrio popolo, persino generasti il grande generale romano Oplacus, o Frentani, voi foste celebrati financo da Silvio Italico per l'innata rettitudine e fedeltà al patto preso. In pratica, quando Roma si sta espandendo e quindi fra virgolette colonizza le nazioni limitrofe, i Frentani accettano subito il patto con Roma, cosa che non fanno i vicini a sud sanniti, dove appunto ci furono le famose guerre sannite. Ecco, quella volta, circa 3 anni fa, salivo sul colle più alto di Castelfrentano e sono stato ispirato appunto da questa foglia di lauro, che è appunto il lauro e l'albero di Apollo, e quindi che è padre della poesia. Il titolo è Castelfrentano, leggo dei brandelli perché poi passeremo direttamente a quello che riguarda l'Assunta. Questa poesia l'ho voluta dedicare a Rita Dinella, maestra elementare, perché è la signora che mi ha fatto conoscere Florideo Sperandi. Sono salito sul colle più alto del paese, prelevando prima una foglia di lauro ispirativa. Nella piazza scoscesa mi son posto in muta attesa sul selciato, fatto a forma di cerchi
e di quadrati con al lato il teatro di Loreto Liberati e vedo un alto svettare i triplici campanili della chiesa di Santo Stefano patrono rieretta dalle antiche origini 1300iche in mattoncini settecenteschi rapita la facciata nella giravolta degli stucchi tra cui emerge lo stemma della città una torre coronata tra due gigli con un dardo che obliquo notevole sagitta. Ecco, queste prime poesie che riguardano direttamente, diciamo, la toponomastica e anche la storia dei Frentani e di Castel Frentano, lette così, sono state pubblicate per un anno dalla rivista Il Seminatore. Questo mi ha onorato perché significa che sono state apprezzate dalle persone del luogo e vi è più dal direttore dell'allora Seminatore che per il momento insomma ha sospeso il signor Peppino Ferrante, che ha apprezzato molto queste cose, non solo le ha apprezzate e poi mi ha spedito puntualmente a casa le copie della rivista, cioè incredibile, io proprio lo ringrazio pubblicamente. Adesso credo che ci sia una persona che con sé ha un bocconotto, se me lo vuol portare il bocconotto, e invito sul palco un bambino o una bambina anche con la mamma eccetera eccetera, perché vorrei, mentre leggo questa oda al bocconotto, fa salire anche un bambino per favore, magari dal bambino a un adolescente. C'è qualche bambino che vuole mangiare un bocconotto? Vai, bravissimo, già stanno a mangiare la pastarella anche il bocconotto. Vai, grande, sei un grande. Allora, quindi ho voluto mettere anche questa particolarità. Entrando, la prima volta che sono venuto in questa cittadina, mi ha colpito sulla targa del paese Castelfrentano, la città del bocconotto. Cioè, quindi è un dolce particolare a livello mondiale. Tant'è vero, adesso è arrivato fino a Barcellona, ho saputo leggendo un articolo del giornale. Quello è il bocconotto, vieni. Come ti chiami? Luca. Ti piacciono i bocconotti? Molto. Benissimo. Ti ringrazio perché adesso appena inizio a leggerlo non dovrei fare altro che mangiarlo e bearti tu per primo e tutti noi del sapore della dolcezza di Castel Frentano. Allora, il bocconotto, adesso quando inizio proprio buono il bocconotto, Il bocconotto. A Ivana Campitelli che ne ha prese l'arte. Vai. Buono il bocconotto che di zucchero vela le labbra dei bambini è composto da un impasto da ritenersi segreto, sommo, che sanno solo i veri castellini. Al mondo unico il buono bocconotto. In un boccone c'è tutto il sapore della dolcezza di Castel Frentano! Grazie. Beh, questa ho prolungata molto teatrale, l'ho potuta fare qui, no? Quando venivano le bambine, sono contento. Perché per ampliare questa dolcezza, ma no? Poi c'era il dottor Giovanni Monachesi che mi doveva fare un segno intorno a un quarto alle 10, perché non vorrei prendere troppo, però ecco, questa ci tenevo e poi iniziamo subito, vi prometto, sull'assunta, proprio sparati sull'assunta. Ho letto sul Centro del 6 agosto 12 che sono stati fatti degli avvistamenti nella valle del Moro, un torrente, un fiume che poi sfocia sul mare Adriatico e passa qui in basso, diciamo, gli avvistamenti di una pantera. E questo fatto mi ha molto colpito. Ascoltiamo la pantera frentana. Fosforescenze di aurei occhi si librano nell'aria notturna nel muto percorso del Moro. Affondi nell'arso torrente le tue vellutate artigliate zampe. Di notte girovaghi, mimetizzando nel buio il tuo nero manto.
Nessuno ti ha ancora mai vista se non l'orma da te lasciata nel greto essiccato mentre ritorni dalle tue scorribande di caccia notturna, proficua alla tua sopravvivenza. Oh, pantera frentana, chilometrerai le tante alture, le isolate vallate, le indigene boscaglie, lontana dall'uomo, percorrerai ignoti sentieri, mischiata agli intricati ardenti rovi, senza mai allocarti in nessun luogo, lontana dall'uomo che ti volle prigioniera. Grazie. Allora, l'idea dell'assunto è stata questa, di fare 15 brevissimi pezzi che ho chiamato le 15 ore dell'assunta, proprio perché il 15esimo di agosto, il 15esimo del mese, ricorre questa festività. Le ore sono ho scogitato un tempo chiamato ora, ma in effetti partiamo dal 1300 e arriviamo al 2014. La prima riguarda la sintesi di tutto quello che è capitato, per quanto riguarda i prodigi, i miracoli che ci sono stati, le guarigioni, e poi via via nei dettagli c'è una sorta di poesia prosastica più che poesia sintetica. Iniziamo con la prima ora. Sulla dorsale del colle di Castelfrentano si erige l'aurea assunta Santa Maria della Selva, ove si sale attraverso un salire piramidale. Ed allora una carezza di luce assale il fedele che prega la dolce lignea Virgo, piena di grazia, e nel cielo del cuore si apre una rapida cascata di neonato amore. Ed ecco la signora anzianissima che contattai 2 o 3 anni fa, mi racconta questo fatto, l'ho tradotto appunto in poesia prosastica. E sotto il frondame del fico vide rilucere tra i riflessi del tramontante sole la parvenza di una donna vestita di bianco, con il mantello di cielo e il volto d'un luminoso rosa. Le due donne si osservarono in silenzio per pochi infiniti secondi, poi l'apparizione si dileguò di sotto l'ombroso albero e l'anonima signora si recò incredula accanto al fico, piena di gioia. Lì raccolse i fichi e fu piena di grazia, tornò a casa e raccontò l'accaduto ai cari. Quindi immaginiamo che c'erano delle isolate case e qui dietro, da qui in poi, una selva con questi fichi, tra cui quel famoso fico. Anche nella contrada si seppe del fatto, ma non tutti credettero alla donna, finché una notte dalla luna illuminata lì si recò a pregare una madre che aveva il figlio molto malato e si mise sotto il fico odoroso dai cui frutti colava latte a dolcezza. Tra le argentee fronde le parve ascoltare lieve un sussurro che ripeteva: torna a casa, tuo figlio è guarito, torna a casa, tuo figlio è guarito, torna a casa, tuo figlio è guarito. Quarta ora. Di corsa la madre tornò a casa e trovò il figlio seduto nel letto accanto alla nonna e rideva e parlava e chiedeva: mamma, ho fame. Quinta ora. Si decise perciò di fare una piccola chiesa proprio sul luogo del miracolo, dedicata alla Madonna, alla Santa Maria della Selva. Essendoci lì, qui, allora una selva e solo isolate case, il fico venne reciso e fu incisa dal tronco l'immagine della Vergine seduta con in braccio Gesù il bambino. Ancora oggi dalle fondamenta della chiesa, su vetro, si fa strada un virgulto di fico che, sebbene stirpato, invitto rinasce dal suolo, sempre più bello ed ad indicare la remota apparizione. Sesta ora.
vedete i secoli come scorrono, eh? Da Crognale la chiesina fu fatta, anno domini 1726, rifare grandiosa come oggi si vede. Solo rimangono le fondamenta preziose e da un lato l'originale portone ed epicentro del culto, la lignea statua policroma dedicata alla madre e all'unigenito figlio. E quell'anno l'estate fu torrida, per mesi non piovve. Così gli abitanti del posto e delle vicine contrade si recarono a chiedere la grazia alla Madonna per una propizia pioggia. Durante la funzione, dalle pareti interne, dal soffitto della chiesa, scivolava limpida acqua e così il pavimento fu tutto allagato, tramanda la memoria popolare. Ognuno accorse a raccogliere di quell'acqua miracolosa, eppure dopo poco sull'arida terra finalmente piove. Settima ora. Negli anni al ricordo del prodigio della pioggia decisero di portare in processione il sacro simulacro della Virgo il giorno di Ferragosto. Usciti e arrivati al centro della piazza, ove oggi campeggia una stele, la Madonna e i suoi fedeli furono colti da un violento fortunale fatto di grandine, pioggia, vento, fulmini. Di corsa tutti ritornarono indietro al riparo nel tempio, zuppi e raggelati. Ottava ora. Da allora si decise che era meglio la Vergine primitiva dimorasse nella chiesa, collocata nell'abside, e l'altra venisse fatta da un artista del luogo per essere portata in processione il giorno di Ferragosto, l'assunta elargitrice di grazie. Grazie. Nona ora. Delle grazie la più grande dell'assunta fu quella nel suo seno di ricevere il pontificale atto di Papa Pio, che sanciva l'indulgenza plenaria perpetua per i vivi e i defunti, come al mondo solo nei più importanti santuari. Ed era il 15 gennaio 1822, 71 anni prima del miracolo dell'acqua. Qual era allora il privilegio che aveva indotto il pontefice a indire la bolla di indulgenza alla Santissima Maria Assunta di Castelfrentano? Il mistero è ancora irrisolto, non si sa. Stiamo facendo, tramite un mio amico che sta in Vaticano, delle ricerche, non ha avuto ancora risposta. Decima ora. Ci siamo quasi, eh? E l'originale umile portone della primitiva porziuncola oggi è aperto per dar luce aria nel continuum della storia. Sormontate l'architrave dalla conchiglia, custodio del sacro luogo, simbolo dell'acqua, fonte di vita per l'uomo e la natura nei secoli dei secoli. Se voi andate sulla sinistra potete osservare l'antico portone, oltre che le fondamenta, appunto, che non possiamo vedere, però l'antico portone dove c'è sull'architrave questa conchiglia. E ogni volta che in una struttura artistica o religiosa si vede una conchiglia, dovete fare subito l'allegoria con l'acqua: conchiglia uguale acqua. Undicesima ora. Si propagano danzanti nell'aria i suoni delle campane a festa dell'assunta, che sembrano fondersi nell'azzurra presenza della Vergine assisa nel cielo. Dodicesima ora. Sei di sole vestita per illuminare il mondo, sul tuo capo brillano 12 stelle per accendere di certezza le galassie e liberare dalle tenebre il mondo. Tredicesima ora. Sei salita nel cielo al refrigerio degli umili, una schiera di luci l'accoglie, un coro di santi la deterge, gli angeli si beano della sua presenza. Hai superato il presente per spargerlo nell'infinito, finanche a noi. Quattordicesima ora. Ogni essere umano, mano a mano,
poi accompagni mano nella mano nel tempo eterno, nell'infinito luogo ti soffermi sulla soglia e benedici con le tue caste dita, con le tue parole di porpora, da lì tutta l'umanità. Quindicesima ora, ci siamo, domani è il 15, domani quasi un paio d'ore. Ed ad ogni agosto il 15 tu scendi in terra dando ad ognuno l'originale purezza, il tuo splendore luminoso, ci rifai indossare le tue vesti immacolate, carezzare il viso del bambino in noi appena nato e tra le braccia da te tenuto. Grazie. Se c'è ancora un po' di tempo, vi volevo raccontare in versi l'esperienza che ho vissuto alla Pasqua di quest'anno, quando ho rivissuto il prodigio appunto di 121 anni fa, del famoso miracolo della pioggia. C'è questa ricorrenza che viene fatta ogni volta il 19 aprile. Quel giorno era stata spostato di due giorni per via della Pasqua. È un trittico sempre molto, molto sintetico. Ci benedice comunque oggi una pioggia fitta, costante, che però non permette di far fuoriuscire l'assunta dalla sua natural dimora, perché è tanta l'acqua che dal cielo discende, ma ogni cosa all'interno del santuario vibra della preghiera viva rivolta all'assunta Maria, tra gli evviva che vivi vivono dalle bocche aperte di coloro che amano. Seconda, e dall'interno di ognuno di noi la nostra assunta Maria scintilla carezze, produce certezze, il suo sguardo benevolo conforta il presente di mille risorse, ci dona la forza d'andar dritti sul sentiero della vita, predice la luce, le sue sempre sorridenti labbra ci indicano il percorso gioioso che dobbiamo intraprendere a furia d'amore con tutto noi stessi, in uno con tutti. Ed ecco la terza, qui completiamo il trittico, c'è una clacca proprio, grazie. Ed ecco ora ancora perdurano, perdonate. Ed ecco ora ancora perdurano gli evviva Maria che angelo intona e ovunque si spargono alternandosi al coro dei fedeli dell'assunta che al ritmo ripetono il saluto salvifico e le belle parole si innalzano oltre le volte del santuario sorretto dalle ali degli angeli per diffondersi fino ai confini del mondo. Allora, il libello speriamo che possa uscire, come ho detto prima, più in là, perché è un testo a me caro, perché è una ricerca che ho fatto su Castel del Frentano, ma contemporaneamente, così avviene nel poeta all'interno di me. Il poeta la ricerca la fa prima di tutto all'interno di se stesso. E scoprire novità su novità è una fonte sempre di ispirazione maggiore. Quindi la poesia che chiude questo libello non è un arrivederci, e l'ho voluto intitolare proprio verso la Maiella, no? C'è questo spostamento che può essere su un treno, i treni vabbè li hanno un po' aboliti in quest'area, diciamo su un'automobile, e c'è la descrizione appunto quasi come in un film di questa visuale. Quindi vi saluto così, vi ringrazio per l'ausculto. Per lo spazio che mi è stato dato, perché la poesia è un ordigno secondo me molto forte che potrebbe risvegliare le coscienze. Quindi noi poeti anche a Roma abbiamo molta difficoltà a avere degli spazi per poter dire le nostre cose. Per quanto mi riguarda, sto tentando di poetizzare il mio quartiere. Io abito nella zona di Piazza Bologna e ci sono c'è una ferramenta che ha voluto una performance fatta all'interno di questa ferramenta con delle poesie specifiche,
Al contempo un parrucchiere ha voluto che facessi delle poesie specifiche sull'andamento dei capelli, eccetera, degli sciampi, eccetera, eccetera, e i negozi sono stati completamente pieni. Questo è un fatto positivo a cui credo, perché, come ripeto, parte da dentro, verso la Maiella. Degrada il colle di Castelfrentano e di collina in collina degrada sui campi di giada tra ordinati terreni abilmente lavorati da umane mani e filari di alberi e case colpite dal sole e campanili che chiese dorati campi, argentei uliveti e rossi tetti di tegole, l'andare sinuoso della rata terra e il verde vivo dei vigneti e voli di colombi e via via invisibili strade solcate da micro automobili scintillanti e poi su il risalire dei tanti colli verso le falde del corpo maiellare che si erige maiuscolo fino al cielo assoluto dell'assolato mezzodì. Grazie. Grazie tante. Grazie. Grazie. A presto, a presto.